siamo nel ridotto di Malgapioggio, un fortino naturale che è stato utilizzato come seconda linea di difesa nella prima guerra mondiale. Qui eravamo zona di confine tra il Regno d'Italia e l'impero austro-ungarico, confine che passava nelle malghe che ci sono appena sopra Malgapioggio, erano zone di prima linea di difesa. In questo fortino naturale sono state recuperate delle trincee per formare un caposaldo che collegava la linea che partiva dal Baldo, scendeva dalla Val d'Adige e proseguiva per le creste della Lessigna fino al Carega, a protezione di eventuali attacchi dell'esercito austriaco. Attacchi che per fortuna non ci sono mai stati, però la difesa c'era e questo è quello che la storia ci ha lasciato. Rocce di cui si era persa memoria, che 2 anni fa sono state recuperate con l'aiuto di 183 volontari, per la maggior parte alpini, scavando tra queste anfratti naturali tutta la terra che nel frattempo in questi 100 anni si era posizionata a copertura, e recuperando questa bellezza storica naturale che oggi abbiamo la possibilità di rivedere. Per arrivare a Malgapioggio abbiamo un collegamento di questa strada che sale da Arbizzo, costruita in 45 giorni dal genio militare nel 1915, iniziata il 15 agosto 1915, e proseguiva per Castelberto e permetteva alle truppe con i mezzi motorizzati di salire nelle malghe. Le trincee adesso sono anche aperte e visitabili. Coprono un'area di 4.000 metri quadrati e per una lunghezza di 400 metri di trincea. Secondo anno che facciamo questa manifestazione in Malgalessinia, comune di Arbizzo, e beh, penso che come secondo anno sia stata una manifestazione della Lega Nord assolutamente partecipata, importante e piena di entusiasmo, dato dai successi elettorali che abbiamo avuto in questa ultima tornata elettorale. Abbiamo avuto dei successi elettorali in tutta la provincia di Verona, ma soprattutto nella Lessinia, che si è dimostrata anche in quest'ultima occasione appunto politica, una attaccata ai valori della Lega e soprattutto i nostri candidati.